Salamander, lei non sa niente della comunità magica in America? Animali fantastici e dove trovarli? In Fiamma al botteghino italiano. Uscita in 783 schermi, la pellicola sceneggiata da J.K. Rowling, con Eddie Redmayne protagonista, ha incassato quasi 6 milioni di euro nel weekend dal 17 al 20 novembre 2016. Un debutto record che ha stracciato la concorrenza. Animali notturni di Tom Ford con Amy Adams e Jack Gyllenhaal, infatti, entra al secondo posto con appena 721.000 euro incassati. Esiste sul podio La ragazza del treno. La terza e ultima nuova entrata della Top 10 Cinetel è la numero 4. Si tratta di Quel bravo ragazzo di Enrico Lando, con Herbert Ballerina nei panni di un innocuo 35enne che si ritrova a suo malgrado al comando di una cosca mafiosa. E verrà eletto il capo dei capi.